27 novembre 2016, il Colonna va a Grottaferrata contro i primi in classifica. Una splendida giornata di sole. Ecco che la giornata inizia con una foto di tutta la squadra del Colonna. Vediamo il nostro, ecco le formazioni, la formazione del Colonna. Qui sono le squadre che entrano in campo. Ecco, vediamo l'arbitro che dà con la monotina, fa scegliere il campo. Ecco, c'è un guasto alla rete della porta del Grottaferrata e la partita inizia. Centra il Grottaferrata in maglia rossa alla sinistra dei nostri teleschermi, mentre il Colonna parte subito in pressing. Vedete adesso il Grottaferrata che cerca di uscire dalla propria tre quarti, ma non ci riesce perché il Colonna fa dall'inizio un pressing eccezionale. Ecco Gabriele che unica punta in avanti. Ancora il Colonna, vedete come la difficoltà che hanno i calciatori del Grottaferrata a manovrare la palla, non hanno respiro anche qui. Vediamo che adesso però qui riescono ad andare via con l'ala destra. C'è un cross ancora dalla parte sinistra, ne esce bene però la difesa colonnese. Le immagini passano adesso nella metà campo del Grottaferrata. Ancora il Grottaferrata che se ne va sulla sinistra, l'ala serve al centro, viene fermato però, ottima la retroguardia in questo caso del Colonna. C'è un tiro ma che non impensierisce il portiere colonnese. Rimessa dal fondo per il Grottaferrata. Vediamo, qui c'è il difensore colonnese che sembra essere padrone della palla, ma si fa poi sorprendere dall'attaccante del Grottaferrata e rischia anche di combinarla grossa. Ma ancora adesso un calcio d'angolo, ancora il Grottaferrata che cerca di chiaramente riportarsi in vantaggio essendo primo in classifica. Ecco ancora il Grottaferrata, ma scappa via il difensore del Colonna da solo, indisturbato, si fa tutto il campo, arriva davanti alla porta e purtroppo sbaglia, forse stanco, ma va bene così, il Colonna c'è e in contropiede sta sempre mettendo in difficoltà il Grottaferrata. Adesso vediamo che c'è il Grottaferrata che perde palla, ancora il Colonna, ancora con Daniel. Vediamo ancora il Colonna con Gabriele pericolosamente in area di rigore, si fa spazio, serve il compagno, il Colonna conquista un calcio d'angolo. Ecco, vediamo Daniel Fedeli che sta dando indicazioni alla squadra. Rimessa dal fondo per il Colonna. Ecco qui che Gabriele parte da solo, si fa spazio, protegge la palla, se ne va a lungo e c'è un gol di Gabriele, grandissimo gol. Adesso il Grottaferrata, vediamo cosa riuscirà a fare per recuperare. Vediamo che se ne va sulla sinistra l'attaccante del Grottaferrata, ma qui rischia un po' il Colonna, però riesce comunque a non prendere la rete. Fallo laterale per il Colonna. Ancora Gabriele che oggi è veramente un mostro. Se ne va ma non riesce ancora.
sta mettendo in difficoltà sempre la retroguardia del Grottaferrata. Vediamo il Grottaferrata che adesso cerca ancora con il suo attaccante a sinistra di portarsi in avanti. Si destreggia bene. Ancora il Grottaferrata. Ci prova, ma la palla finisce alta, non impensierisce per nulla il Colonna. Rimessa dal fondo. Ancora Gabriele, guardate Gabriele, è una cosa incredibile oggi, non, è incontenibile. Guardate, se ne va, ancora, semina il panico e conquista un altro calcio d'angolo, fa salire la squadra. Qui vediamo il Colonna, perde palla questa volta. Vediamo che Grottaferrata adesso ha spazio per il proprio contropiede. Ancora Grottaferrata. Cambia gioco dall'altra parte. Ecco qui si distende bene la squadra dei rossi del Grottaferrata. Vediamo un po'. Parte un tiro controllato bene dal Francesco. Calcio di punizione per Colonna. Batte Daniel. Cross, colpo di testa, deviato all'ultimo dal difensore. C'è una rimessa per il Colonna. Come vedete il Colonna non regala niente agli avversari. Questo primo tempo l'ha affrontato a viso aperto, nonostante la classifica dica che il Grottaferrata è primo, il Colonna è ultimo. E sta meritando tutta questa vittoria. Ancora fallo laterale per il Grottaferrata. Vediamo che il Colonna fa il pressing sempre alto. Guardate Gabriele, guardate. Non fa respirare proprio i difensori del Grottaferrata. Hanno una paura tremenda quando prende palla. Ecco ancora il Grottaferrata. I centrocampisti e Grottaferrata hanno difficoltà a impostare il gioco perché sono pressati a centrocampo in un modo forsennato dai colonnesi. Guardate, non gli danno tempo di respirare, nonostante magari tecnicamente, certamente essendo primi, hanno qualcosa in più. Ci riprovano ancora adesso, ma in difesa il Colonna oggi proprio è in giornata e non sbaglia nulla. Qui c'è un calcio di punizione. Vediamo il Grottaferrata che si appresta a battere. Calcio di punizione, ottima la parata, e quando ci serve il portiere del Colonna c'è sempre. Ottima la parata di Francesco. Calcio d'angolo per il Grottaferrata. Colpo di testa pericoloso, ma la palla finisce al lato e il Colonna riesce a salvare la porta. Ancora Grottaferrata che continua ad attaccare in questo finale di primo tempo. Ci riprovano ancora. Adesso sembra il Colonna aver arretrato un po' il baricentro. Ha dato molto in questo primo tempo. Ancora un cross. C'è un'uscita di Francesco. Rischia moltissimo. Come vi dicevo, ha arretrato un po' il baricentro. Adesso ha rischiato un po' il Colonna. Però è andata bene anche adesso. Fallo laterale per il Colonna. Finisce qui il primo tempo, è stato un primo tempo bellissimo, una bella partita dove il Colonna ha affrontato i primi in classifica a viso aperto, 1-0 per il Colonna, batte il Colonna adesso, inizia il secondo tempo, ecco che la palla va in mano al portiere di Grottaferrata, certo i padroni di casa saranno adesso tutti in avanti per cercare il pareggio e se non la vittoria. Certamente non ci stanno a perdere contro il Colonna. Vediamo adesso e continua il pressing del Colonna, è una cosa incredibile. Non riescono i centrocampisti del Grottaferrata, non riescono proprio ad andare avanti. Guardate. Qui ci provano. E qui Francesco senza problemi blocca la palla. Ancora Grottaferrata in avanti. Vediamo qui se ne va il giocatore, ancora qui. Rischia un po', però niente, non c'è, non sbaglia, il Colonna non sbaglia, quindi inutili e vani gli attacchi anche un po' confusi del Grottaferrata che non porteranno
annulla, ecco, ancora ancora spazza la palla il difensore Colonna e non rischia. Ancora Grottafrate in avanti. A questo punto il pressing diventa, diciamo, più che il pressing, la supremazia territoriale in questo punto del Grottafrate c'è, la si vede, però è confusionario, gli attacchi non portano a nulla, come vedete c'è un batti ribatti, tutto si ferma sulla tre quarti del Colonna. Tratte quarti, palla lunga come nel momento che stiamo vedendo, ma il Colonna non sbaglia. E adesso esce fuori con... riprende palla, Grottafrate, niente. Ancora il Colonna. Ma non ci credo che Verò cadeva, perché se non lo conosci tu. Grazie. Vediamo Gabriele che pare un po' stanco, ha corso molto. Ha corso molto e in questo momento. Ancora Grottafrate, pericoloso in avanti, parte un cross. E blocca benissimo il nostro portiere Francesco, che rinvia. Ancora la palla a centrocampo, qui svirgola la palla centrocampista del Colonna, la palla viene poi contesa tra i centrocampisti delle due squadre, vediamo un po' cosa succede, sempre a centrocampo, guardate che pressing, cioè così deve giocare il Colonna, non deve far respirare gli avversari a centrocampo. E avranno, qui c'è un tiro un po' più insidioso, ma Francesco è un ottimo guardia. Ancora Colonna. Ecco Gabriele è stanco, lo vediamo un pochino affaticato, ha fatto moltissimo, è l'eroe della giornata. Vediamo che ancora Grottafrate ci sta provando. Certamente Grottafrate non ci sta a perdere e quindi le sta provando tutte. Qui se ne va ma para Francesco e poi viene comunque pescato un fuorigioco l'attaccante di Grottafrate nonostante le proteste. Comunque il portiere c'era, l'aveva già parata, ancora Grottafrate. Ecco, vediamo qui, questa è un'azione che poteva veramente cambiare l'esito dell'incontro, ma l'ha sbagliata il numero 13. Ecco, vediamo che esce Gabriele ed entra Paolo, e questo Gabriele è praticamente l'eroe della giornata, quindi uno degli eroi, sono stati tutti eroi, ma Gabriele però ha fatto qualcosa in più. Ecco, vediamo ancora Grottafrate che cerca di manovrare e qui se ne va l'attaccante, cade a terra da solo, la tocca pure con la mano, non c'è chiaramente punizione, poi qui viene fischiata una punizione ma un po' dubbia secondo me. Vediamo gli sviluppi, c'è una palla che viene messa al centro, nulla di fatto, fallo laterale per Colonna. Ecco, se ne va qui l'attaccante, se ne va, ma Francesco è sempre lì, è insuperabile oggi. Calcio d'angolo per Grottafrate. C'è una palla che un colpo di testa ma va fuori, rimessa dal fondo qui Colonna cerca in questo momento gli attaccanti del Grottafrate le stanno provando tutte, chiaramente non ci stanno a perdere, la partita sta per finire, qui ci sono delle proteste, nervosismo, ancora Grottafrate, veramente adesso i minuti scorrono, la fine si avvicina e le stanno provando tutte, ancora Grottafrate e qui il Colonna riesce a fare buona guardia, il portiere, guardare Grottafrate dove? A centrocampo chiaramente,
rischiando moltissimo, tutti nella metà campo del Colonna, se ne sono tanti in fuorigioco. Avete visto, il Colonna è uscito subito dall'area di rigore e ne ha messi 4-5 in fuorigioco. Qui ci sono addirittura delle schermaglie tra le squadre, quindi vabbè, l'arbitro poi riesce a placare gli animi. Ecco ancora qui chi è, Paolo, che lotta anche lui, ancora vediamo un po'. Qui viene messa a terra, calcio di punizione, fallo un po' tattico questo, ma anche questo fa parte del calcio quando serve. Vediamo ancora Grottaferrata, e qui la palla va fuori, ancora Grottaferrata in attacco, ma il Colonna proprio oggi non si supera, è un muro davanti alla porta di Francesco, un muro. Inutili gli attacchi continui del Grottaferrata, non si passa, guardate, niente, non si passa. Qui viene fischiato un calcio di punizione del Grottaferrata, che secondo me anche questo era un po' dubbio. Comunque è una delle ultime azioni del Grottaferrata. Parte il tiro e lì c'è il portierone del Colonna, che oggi è insuperabile. Ancora il Grottaferrata, calcio d'angolo, incitato dal pubblico di casa, traversa, c'è un tiro, il Colonna ancora cerca e sta soffrendo, 11 leoni del Colonna ci sono in campo, 11 più quelli che sono entrati via, sono 18 leoni il Colonna, avete visto? Tutti a proteggere la prima porta. Ecco, vediamo che c'è l'invio, ancora le ultime azioni, dai ragazzi che è quasi fatta, ancora il Grottaferrata che sta attaccando, ancora davanti alla porta, qui viene fischiato un fuorigioco, non lo so, un po' dubbio forse, le telecamere non riescono a farci vedere bene la cosa, vediamo c'è, ed è finita qui la partita. Sono andati in campo 18 leoni, 19, 20, quanti erano, compreso anche l'allenatore, i dirigenti del Colonna, hanno vinto e hanno meritato. La vittoria è venuta proprio contro i primi in classifica, a dimostrazione che quando si vuole si ottiene tutto, volere e potere. Io l'avevo previsto stamattina, ricordando il famoso Roma-Lecce di qualche anno fa. Quindi, a Grottaferrata, Colonna 1, Grottaferrata 0 e tutti a casa, grandi che festeggiano, i ragazzi del Colonna, De Passa del capitano è insieme a loro. Vedete qui Paola che va a abbracciare Gabriele, l'autore del gol del Colonna, e adesso da qui non deve essere una partita vinta ma l'inizio di una serie di partite vinte. Quindi già a partire da domenica prossima, ecco qui i ragazzi che vanno a festeggiare sotto la curva dei propri tifosi. Eccoli qua, ciao a tutti da De Passa del capitano, arrivederci alla prossima puntata. Thank you.